Buongiorno a tutti. Oggi vorrei considerare un tema scottante, quello della musica. Io oggi vi pongo questa domanda. La musica commerciale può essere considerata musica? Se intendiamo la musica come l'arte dei suoni, e se intendiamo invece l'arte come la libera, e sottolineo libera, espressione della creatività, allora la musica deve essere libera espressione del musicista. Nella cosiddetta musica commerciale, però, l'autore è costretto a scendere a compromessi con il produttore, la casa discografica, con il pubblico e le regole del mercato. In certi casi, però, o il produttore e la casa discografica si impongono, o direttamente il musicista stesso si autolimita o volontariamente o magari sulla base delle poche conoscenze di musica che ha, avendo magari assoluto nelle ultime generazioni, avendo avuto come modelli musicisti commerciali, non conosce nient'altro che quella musica e praticamente in automatico, sostanzialmente, lui fa ciò che le discografiche vogliono che si faccia. Quindi, pure la musica commerciale essere definita arte. Di conseguenza, può essere definita musica? A rigore di logica, no. Poi ovviamente ci sono altre cose che possono limitarti nella libertà d'espressione. Se tu non hai molta conoscenza musicale, come dicevo prima, se tu non sai suonare molto bene, non puoi esprimerti liberamente. Questi però sono discorsi più complessi. La musica commerciale è però la musica ascoltata dal 99,100, no, 99, sì, 99% delle persone. Quella commerciale è considerata l'unica musica esistente dalla maggior parte delle persone. Quella non commerciale in realtà è praticamente un briciolo, solo un briciolo delle persone esistenti, sanno che esiste. È difficilissimo che i media ne parlino. Vero è anche che c'è un problema pratico, cioè, perché non, i mass media non possono parlare di tutte le musiche esistenti, ne possono trasmettere solo alcune. Eppure, diciamo che adesso, un tempo, quando c'erano solamente 6 canali, fondamentalmente, poteva anche avere un senso. Ma in realtà adesso ci sono migliaia di canali, si potrebbe tranquillamente parlare ugualmente di tutte le musiche esistenti, fra quelle non commerciali anche, che poi ce n'è per tutti i gusti. Esiste il reggae non commerciale, l'elettronica non commerciale, esiste, come devo dire, forme, diciamo, di musica di facile ascolto non commerciale, esiste veramente per tutti i gusti. Diciamo che internet offre molto di più da questo punto di vista, però devi andare a cercare le cose, o sui canali televisivi privati, come Rock TV per esempio, se ti piace il rock, oppure su certi canali YouTube, ma o su certe pagine Facebook, però gli algoritmi ti propongono le cose più seguite, le cose più commerciali. Cioè, non so se è chiaro il fatto, cioè, mi viene proprio suggerito, comunque, non è che internet ha dato moltissime opportunità. Questo è un altro discorso. Quando parlo con le persone di questo problema, mi vengo etichettato come una persona che manca di rispetto a coloro a cui piace la musica commerciale. Però vedete, a rigore di logica, per dimostrare che è un'argomentazione sbagliata, bisogna o dimostrare che le premesse dell'argomentazione sono sbagliate, o che la forma logica argomentativa è sbagliata, o tutte e due le cose. Accusarmi di mancanza di rispetto è un argomento ad hominem, è un errore logico. Ne abbiamo già parlato in altri video. Non è una controargomentazione valida, quindi anche se mancassi di rispetto gli altri, anche se fosse vero, voi non state dimostrando che ho torto. Io posso mancare di rispetto per come mi pongo, ma io non sto dicendo, non sto aggredendo nessuno verbalmente, non sto né insultando né altro. Però dovete tenere anche in considerazione che
Voglio dire, Galileo Galilei sembrava aver offeso la Chiesa ai tempi in questione. Di recente c'è il problema che il darwinismo, l'evoluzionismo è considerato offensivo per chi è credente, perché purtroppo c'è chi crede che esista contraddizione fra credere in Dio e credere nella teoria dell'evoluzione, sia da parte degli atei, sia da parte dei credenti. C'è questa credenza diffusa, soprattutto nel mondo protestante, non tanto nel mondo cattolico. E in America, infatti, ci sono moltissimi protestanti. C'è chi vorrebbe proibire nelle scuole l'uso dell'insegnamento della rivoluzione, o al limite affiancare l'insegnamento del creazionismo, che non è scientifico, perché è considerato offensivo. C'è chi vorrebbe proibire proprio la parola dinosauro, per esempio. Ma anche la parola stessa evoluzione in altri contesti, quindi non vuol dire niente mancanza di rispetto. Cioè, tenete conto che la scienza è vera fino a prova contraria, non è vera in assoluto. Fino a prova contraria è vera, ma rendetevi conto che dire che ti manca di rispetto una teoria scientifica, ovviamente quelle musicali sono opinioni, ma tu pensa un po' alla scienza. Cioè, se la scienza non è una semplice opinione, può essere considerata mancanza di rispetto. E se fosse vera, com'è che tu ti offendi? E tornando al discorso della musica, l'unica soluzione potrebbe essere cambiare la definizione o di musica o di arte. Poterla continuare a chiamare musica, quella commerciale. Però dovete comunque ammettere che c'è una bella differenza fra una musica che è frutto della libera espressione. E questo è vero solo in pochissimi casi. È che questi pochissimi artisti sono sottostimati, sottovalutati. È musica commerciale, pensate, è strutturata per il mercato. Toglie il posto che merita a una musica non commerciale. Dovete pensare a questo. Con il cinema è un po' diverso. Nella parola cinema non c'è il concetto di arte, però già anche lì c'è la differenza tra il cinema come settima arte e il cinema in generale. Il cinema immagina il movimento. Non è detto che il cinema debba essere forza arte, però rendetevi conto che anche in quel caso del cinema ci sono. C'è il cinema che è settima arte, c'è frutto della libertà d'espressione di un regista. In altri casi può essere semplice intrattenimento, magari a finalità comiche, magari ci sta pure, no? Vogliamo ridere, insomma, abbiamo bisogno di ridere. Per esempio, di solito, penso a un film Ciofeca, penso a una commediola all'italiana. Ci può anche stare. Però in questo caso la musica, nell'etimologia stessa, è l'arte dei suoni. È l'arte della libera espressione della creatività. Quindi questo è il discorso. A prescindere dalle definizioni, quindi quello che voglio dirvi io è che la libertà di espressione di quelli che dovrebbero essere artisti viene a mancare per colpa delle regole del mercato e per colpa della poca alfabetizzazione delle persone. Rifletteteci su questa cosa. Vi saluto.